dallo studio 1 di Radio Time. Va ora in onda Diretta Studio, un programma ideato, curato e condotto da Marcello Catania. E non è uno scherzo del nuovo anno questo, siamo veramente in diretta con questa breve edizione speciale di Diretta Studio, diciamo fuori concorso, ammesso che Diretta Studio sia un concorso. E con ritardo colgo l'occasione per augurare un felice 1989 a tutti. E dice: ma Catania, che ci fai di sabato mattina Radio Time? Lui di solito fa il weekend, no? Invece stamattina siamo qua perché è, ma lo dovrete supporre, siamo qui riuniti perché accanto a me c'ho due graditissimi ospiti, proprio di quelli che non si possono dimenticare. Perché giorni fa voi avrete ascoltato una mia chiacchierata con il titolare di Radio Time e anche ideatore di un secondo canale radiofonico, sì che l'avete sentita, intendo parlare dell'amico Luciano Edili, che salutiamo, buongiorno Luciano. Buongiorno Marcello, buongiorno agli ascoltatori. Luciano Edili è l'ideatore del secondo canale radiofonico di Radio Time, che si chiama Music Time e che partirà da qui a pochi minuti. Non vi diciamo ancora fra quanti minuti, anche perché molto dipende da un altro graditissimo ospite che in questo momento è qui accanto a noi e che si chiama Leonardo Scucchi, presidente dello studio Image. Buongiorno, buongiorno anche da me. Non come? Sono presidente, non titolare dello studio, titolare dello studio giusta. Image, ve lo ricordate, quello che ci aiuta sempre in tante cose con lo studio mobile che fra non molto poi riprenderà. Tu praticamente hai curato fra l'altro anche la parte tecnica di questa emittente che sta per partire, di Music Time, è vero? Esattamente, su idea di Luciano è stato studiato un sistema automatico che permetta la messa in onda nella maniera migliore, diciamo, dei brani, la gestione delle fasce pubblicitarie, il tutto appunto in maniera automatica per limitare al minimo la possibilità di errori e di interventi umani. Speriamo che non ci siano errori. Gli errori non ci saranno, non ci se saranno. Tutto funziona come vogliamo, come speriamo. Però dice, se va via la luce si ferma tutto. Se va via la luce si ferma tutto, ma è previsto anche quello nel sistema. E riparte quando nella maniera giusta luce, con le fasce pubblicitarie che si sono accumulate nel frattempo, che vanno in onda al momento giusto. Praticamente questa Music Time, ora parleremo fra poco con calma con Luciano, perché fra non molto Leonardo appunto deve andare a mettere appunto le ultime cose per questa nuova emittente che sta per partire. Ecco, sugli 88.250, però questa è la frequenza, 88.216, così, no? Parlando sì, bene. 88.250 megahertz. Da Monte Albano. Si sente bene? Si sente al pari, forse meglio di tante altre emittenti. Sì, no. A rispetto, per esempio, ecco, noi, come sapete, gli studi di trasmissione sono, come dice sempre Luciano Edili, in quel di Scandicci. Sì. da qui, dove siamo noi, o i confini, la città, si sente meglio i 94.2 o gli 88.250? Ma io direi che si sentono uguali, sì, si sentono uguali senz'altro, indubbiamente. Allora, non ci sono possiamo stare differenze. Tranquilli. Leonardo, tu hai bisogno di qualche minuto, io so, no, per mettere a punto queste apparecchiature. Siccome fra pochissimi minuti ci sono i notiziari, io mi trattengo 2-3 minuti con Luciano Edili, poi mandiamo il notiziario, facciamo una chiacchierata e non vi diciamo esattamente il minuto, ma io dico che insomma fra le 11 e le 11 e un quarto ce la dovremmo fare a partire. O no, ce la facciamo? Sicuramente, io aspetto voi. Aspetti noi, ma io direi intanto di potersi avviare al sistema. Vuoi salutare le persone? Perché voi non. Questa è una delle voci che in realtà è una voce quasi misteriosa. Perché che non è una voce che non parla solitamente. C'è una bella. Vedete poi com'è una chicca stamani, questo, che è un giovane, un giovanissimo. È una chicchina stamattina. Leonardo Scucchi è in veste di quasi da Capodanno stamattina. Da Capodanno addirittura? Sì, ti vedo molto in bene. In realtà non mi sono cambiato dalla festa, l'ultimo dell'anno. Sto continuando così. Vuoi mandare un saluto? Un saluto, più che altro un invito vorrei mandare a chi ci sta ascoltando, almeno per questa mattina, a continuare l'ascolto sugli 88.250, così potrà assistere al varo. Comunque il varo noi ve lo faremo, vi faremo assistere al varo, anche se, attenzione, sarete sintonizzati sui 94.2, perché con Luciano abbiamo pensato a una cosa particolare. Grazie a Leonardo Scucchi, a fra poco. Ciao, Leonardo, Luciano, grazie. Abbiamo 2 minuti, sì, ancora. Sì, allora, prima sì. Di poi altre domandine, io te le farò dopo il notiziario che deve andare puntualmente in onda. In realtà la cosa, diciamo, l'avete pubblicizzata, l'arrivo di questa nuova, di questo secondo canale di Radio Time che si chiama Music Time, l'avete pubblicizzato il giusto, mi pare, anche senza sì, farlo cascare stato, troppo no, dall'alto, in effetti, insomma, ma in effetti anche, fra pochi minuti sì, comincia. Infatti. Io
Io infatti vedo un minimo di agitazione anche da parte di Luciano. È vero, certo, sei un po' emozionato, sì, no? Anche se parte così. Un canale musicale. È sempre così, sempre quando c'è una cosa nuova che deve partire, quando ci dobbiamo affidare a degli apparati tecnici che siano anche molto sofisticati e che garantiscono il buon funzionamento, però a volte potrebbero creare degli impasse, no? Certo. E quindi c'è sempre questa tensione del momento dell'inizio, insomma. È una tensione che poi a me fa anche piacere, no? Che io quando non c'è la tensione poi le cose non vengono bene. L'ho provata spesso quando abbiamo attivato nuove frequenze, quando abbiamo potenziato degli apparati, quando abbiamo fatto gli studi della radio nuovi, e quindi questa novità in questo settore mi stimola moltissimo, mi dà un minimo di apprensione che però nello stesso tempo mi fa anche piacere, ecco. Senti, abbiamo un minutino, perché sì, poi mi fanno cenno che c'è pronto già il notiziario. Music Time vuol dire musica. Sì. Vuol dire anche, non da subito, vorrà dire anche un po' di pubblicità. Sì. Ma attenzione, questa è una cosa molto importante, perché me lo diceva prima Luciano e adesso vorrei che fosse lui a dirlo. Quando, diciamo, la radio funzionerà a pieno, cosa che accadrà fra pochi minuti, ma di qui a qualche giorno comincerà anche la pubblicità. Sì. La pubblicità sarà però ogni quanto. Ogni ora. Soltanto ogni ora, per un tempo che può andare da un minuto e mezzo, insomma, ecco. Quindi non disturberà senz'altro l'ascolto. Cioè, se non ho capito male, in pratica c'è canzoni, musica italiana, vero? E diciamo questo, soltanto musica italiana. Soltanto musica italiana, per un'ora. Per un'ora, dopodiché andrà in onda un minuto e mezzo di pubblicità e dopodiché ancora ricomincerà la musica. Cioè, pubblicità una volta ogni l'ora. Ora, sì. Sarà mantenuto senz'altro questo ritmo. Insomma, questo è un dato tecnico che a voi magari non interessa molto, che anche dopo che sarà partita la pubblicità c'è, diciamo, un punto e non si andrà al di là di questo punto. Cosa vuol dire? Cioè che ogni ora c'è la pubblicità, ma quanta? Non 10 minuti, no, ci sarà non più di, diciamo, un minuto e mezzo. Non più di un minuto e mezzo di pubblicità per ogni ora. Quindi in un'ora quante canzoni ci stanno? Madonna mia. In un'ora ci stanno circa 15 canzoni. Questo lo sa Luciano. 15 canzoni. Se vogliamo andare sulla media dei 3-4 minuti a canzone. Ma quella è la media, insomma. Sì, poi c'erano quelli che erano a mezz'ora. Sì, ma insomma, sì, no. Però ci stanno circa 15 canzoni in un'ora. 15. Allora, facciamo una cosa. Ora poi io devo fare altre domande, intanto che i nostri tecnici, Leonardo Scucchi è già al lavoro, stanno mettendo a punto le ultime cose per partire con questo secondo canale che, ricordo, è sugli 88.250, si chiama Music Time. C'è in regia Paolo Ulivelli, che ora, se mi fa un sorriso, mi dice: è pronto il notiziario? È pronto notiziario, e poi torniamo per questa nostra breve diretta straordinaria. Saluti da Marcello Catania, fra poco. Bene, amiche ed amici all'ascolto, sono Marcello Catania, oggi in veste abbastanza straordinaria qui di sabato a Radio Time, anche perché poi il mio programma Diretta Studio riprenderà a fine mese di gennaio, molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, faremo delle edizioni speciali con il nostro studio mobile. Come ricorderete, inauguriamo proprio l'anno scorso il nostro studio mobile per Natale, e poi cominciamo a fare una serie di trasmissioni proprio dalla fine del mese di gennaio, anzi mi sembra fosse il primo giovedì di febbraio. Riprenderemo quindi fra non molto, ma oggi il motivo della mia presenza qui, come dicevo prima di questa interruzione pubblicitaria del notiziario, è per un motivo che mi è molto gradito, fra l'altro, è quello di essere stato invitato qui a curare modestamente questo intrattenimento breve per annunciare, e questa è la cosa importante, con il contitolare della radio, Luciano Edili, la partenza che avverrà di qui a non molto, di qui a pochi minuti, del secondo canale di Radio Time, che è Music Time. Quindi, dicevo, Luciano Edili, contitolare, unitamente a sua moglie, che tutti voi conoscete, Anna Maria Edili, si dice sempre Anna Maria e basta, ma insomma Luciano e Anna Maria Edili sono marito e moglie, certo. E sono titolari della radio, però qui è venuto a parlare soltanto il marito, perché lei ha finito di parlare poco fa, è vero?
Sì, siete proprio sì, contitolari. Sì, certo. Una bella coppia, però. No, dico, società, proprio, una società fra marito non e moglie. Solo società in tutti, il matrimonio è una società, tutti, ma una società anche nel lavoro. In tutti i sensi. Sì, sì. E, contitolare, però è anche l'ideatore di questo secondo canale radiofonico, Music Time. Dicevamo prima, Music Time partirà fra pochissimo e chiedevo, e vorrei che lo ripetesse adesso Luciano, ripetesse un pochino i contenuti di questa nuova emittente musicale, squisitamente musicale, che da qui a pochissimo partirà con un primo brano, poi chiederemo anche quale sarà questo primo brano. Allora, contenuti. Dunque, abbiamo già detto che è una radio che trasmette sugli 88-250, che trasmette soltanto musica italiana, ma questo non è tutto. Vorrei precisare una cosa, che non è la solita accozzaglia di dischi italiani, ma è una scelta ben curata fra le più belle canzoni italiane, partendo dagli anni 50 fino ad oggi. Cioè, si possono ascoltare, questo è uno slogan, dai vecchi motivi di successo alle ultimissime novità discografiche su Music Time. Sempre italiane, con una scelta veramente accurata che faccio io personalmente. Allora, a me mi hanno già fatto cenno che fra pochissimo noi saremo pronti per partire, sì. Però prima vorrei, poi dopo questo, diciamo, questo distacco, perché cosa accadrà, Luciano? Fra non molto, beh, amici io... ascoltatori, coloro di voi che ci seguono in questo momento sui 94.2, vabbè, rimangono sui 94.2, sentiranno che noi manderemo per pochissimi secondi in diretta l'altra frequenza, cosa che poi non potremo più fare, ma coloro che ci stanno seguendo in questo momento, ecco, fate attenzione, guardate il pippolino sulla radio, che non so come si chiama, il pippolino che cambia le stazioni, sì, se sintonia, siete sì, sintonizzati, se la vostra sintonia, si diceva proprio il bastoncino, sì, della sintonia, sì, siete sintonizzati sugli 88-250, fra non molto, e voi sentirete che parte un'altra cosa, un'altra e cosa, non ci sentite, certo, più, certo, non, certo, non vi disperate però, perché se vi rimettete... Che cosa succederà? Io innanzitutto penso, anzi lo voglio sperare, che anche per pura curiosità, le persone vadano un attimino a sintonizzarsi, ma diciamo anche se per questa mattina restano sintonizzate ad ascoltare un po' di musica italiana, non è che per questo Radio Time, appunto, voglio dire, ne risenta, no, troppo. Diamo soltanto le caratteristiche. Sì. O musica italiana durata un'ora, cioè per un'ora. Ora magari oggi, i prossimi giorni immediati... Sì, non abbiamo voluto iniziare subito con la pubblicità. Pubblicità andrà in onda di qui a qualche giorno. Certamente. Però mi è stato assicurato, l'ha detto prima Luciano, e quindi garantiamo anche a voi, e questo è molto importante, che ci sarà un'ora filata di musica italiana, canzoni italiane, dopodiché ci sarà una pausa di pubblicità che non supererà in nessun caso il minuto e mezzo, certo, quindi un'ora di musica, un minuto e mezzo di pubblicità e così via, certo, nel tempo poi probabilmente potranno essere inseriti dei brevi notiziari, ma questo, ecco, è un'altra idea che ci è balenata per la mente, in quanto pensiamo che anche le persone che solitamente ascoltano e hanno la preferenza di ascoltare soltanto musica, però vorranno essere informati anche se in modo molto flash e molto veloce su quello che succede nel mondo. D'altra parte, così come questa radio da cui ho il piacere di parlarvi, Radio Time, è una radio adulta, non c'è dubbio. Certo, certo. Non è solo musica, ma anche parole. Soprattutto parole che contano. Parole che contano, certo, tanto, ci certo, citiamo un pochino. Certo. L'altra radio che sta per partire, che è una radio musicale, sarà soltanto musica. Sarà soltanto musica, ma più avanti potrà avere conta anche qualche parolina, nel certo, senso, certo, piccolo certo, notiziario, però rimarrà una radio certo, squisitamente musicale. Altri dati tecnici io li darei dopo, però intanto certo, potremmo dire anche che questa radio avrà della pubblicità e che gli interessati potranno prendere contatti con l'ufficio pubblicitario, sempre di Radio Time, certo, ovviamente, telefonando al 256481. Certamente. Poi noi lo ricorderemo. Ecco, io volevo dire questo, Luciano, io so, ma lo devi dire te, perché sei te l'ideatore, eccetera. Fra non molto, ormai è questione di secondi, proprio, forse dipende solo da noi, comincerà il canale 88-250 a non essere più lo stesso di Radio Time, ad essere quello di Music Time. Cioè, quindi c'è un primo brano. Cioè certo, inizia con una canzone. E la vogliamo dire noi, che certo, sei, perché poi non è che ce lo speaker che dice le canzoni, certo, le canzoni certo, ognuno se le deve poi... È chiaro. Dunque, vogliamo dire la canzone. La canzone dici, è il titolo, un io bel dico brano, va? Che si chiama Ricordati di me.
non è casuale della scelta, perché ricordati di me, Antonello Venditti, certo, se non vado errato, certo, non sono, certo, un grande, certo, esperto, ricordati, sì, di me, Antonello Venditti. Perfetto. Vogliamo vedere, ecco, a che punto siamo, perché il via lo deve dare Luciano. Sì, va bene, a questo punto Leonardo che mi ascolta, beh, se vuole può partire adesso. Noi accendiamo qua in studio un attimino solo. Io dico questo, primo attimo solo. Le persone che in questo momento sono sintonizzate con noi sui 94.2 ci rimangano un istante, sì, perché noi, usando un apparecchietto, una radio qualunque, sì, che abbiamo qui in studio, la apriremo sull'altra frequenza, certo, 88.2, certo, e vi faremo sentire la partenza delle trasmissioni del nuovo canale su 94.2. Gli altri che sono già sull'88 automaticamente sentiranno solo questa nuova frequenza e non sentiranno più la nostra voce invece. Quindi, certo, avete capito? Perfetto, allora possiamo dire a Leonardo che può partire. Ed ecco, questa è la canzone che stiamo facendo ascoltare attraverso un microfono da una semplicissima radiolina che apre le trasmissioni di Music Time. La canzone è Ricordati di me, Antonello Venditti. Primo e ultimo annuncio di canzoni sugli 88 e 250. Se Luciano è d'accordo, sì, io direi questa canzone, la prima della frequenza 88-250 di Music Time, io la farei ascoltare almeno una metà di, certo, silenzio, anche per i nostri amici di Radio Time su 94.2. Attraverso, perfetto, una radio la state ascoltando. È chiaro, sentitela alla qualità di una radiolina. E non c'è sesso e non c'è amore, né tenerezza nel tuo cuore. Capita anche a te di pensare che al di là del mare vive una città dove gli uomini sanno già volare. E non c'è sesso senza amore, nessun inganno, nessun dolore. E vola l'anima leggera, sarà quel che sarà, questa vita è solo un'autostrada che mi porterà alla fine di questa giornata. E sono niente senza amore. Sei tu il rimpianto e il mio dolore, che come il tempo mi consuma. Lo sai o non lo sai, che per me sei sempre tu da sola. Chiama quando vuoi, basta un gesto, forse una parola. Che non c'è sesso senza amore, è dura legge nel mio cuore. Bene, Marcello, scusa se prendo la parola, no, no, per primo io nel tuo programma. Perché devi. È inutile dire che sono molto emozionato. Niente, a questo punto, se le persone che sono all'ascolto vogliono ascoltare questa scelta musicale con una qualità migliore di quella che gli stiamo facendo ascoltare adesso da una radiolina, possono farlo sintonizzandosi sugli 88-250 MHz, che vorrei dire, se mi permetti, certo, nuovamente le zone che questa frequenza copre, quindi Firenze, Prato, Pistoia, Empoli, Livorno e parte della provincia di Lucca. Quindi a questo punto non so, a te la chiusura. Un attimo solo, ti volevo fare un'ultimissima, sì, domanda mentre lasciamo ormai in sottofondo, certo, Venditti con la canzone che sta andando in onda sugli 88.250. Cosa programma Music Time, per esempio, per oggi? Tu lo sai perché hai curato moltissimo questa, come, perché a volte sento radio, raramente radio solo musicali, perché io, scusa, ma sono più per il parlato, certo, ma ognuno per, certo, carità, certo. Ma a volte mi sembra che mandino in onda dei brani in accozzaglia inaudita, senza che nessuno abbia fatto un minimo di pensiero. Io so che per Music Time sarà fatto, e le cose sono state fatte in maniera diversa. Ci puoi anticipare, certo, brevissimamente, sì, con, beh, che criterio io direi sono
ascoltate e scelte le musiche. Ecco, io direi intanto soltanto questo. Per sì. quest'oggi sarà una bella selezione, molto romantica, dedicata soprattutto al tema dell'amore. Al tema dell'amore, mamma mia. In generale. Bene, non si poteva cominciare meglio. Mi sembra. Allora ci fermiamo qua. Ci fermiamo qua. Allora, vogliamo fare idealmente un brindisi al nuovo canale musicale, a Music Time. Io voglio fare personalmente un augurio e un complimento a Luciano Edilli e agli amici all'ascolto. Mi raccomando, se non ascoltate Radio Time, ascoltate Music Time. Avete un'alternativa, le altre lasciatele perdere. A questo punto possiamo no, dire non, ci avete non serve più. Ci avete tutto, certo. Insomma, perciò non ci sono problemi. Grazie da parte di Marcello Catania, grazie. Grazie Marcello. A risentirci, a presto, grazie Luciano. Buongiorno, buongiorno. Dallo studio 1 di Radio Time avete ascoltato Diretta Studio, un programma ideato, curato e condotto da Marcello Catania.